Febbraio è il mese più corto dell'anno, ma quello del 2013 è il più lungo che la Chiesa abbia mai vissuto e il mondo con lei. Ciò che si consuma all'improvviso attorno alle 11:30 dell'11 febbraio di un anno fa è inciso a fuoco nella memoria di chiunque. Quel giorno Benedetto XVI siede tra i cardinali per un concistoro ordinario su alcune cause di canonizzazione, ma quando prende la parola in un latino sommesso e sofferto, ogni prospettiva viene ribaltata. Conscientia mea iterum ad vitrum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum. Di lì a poco il mondo ammutolisce, la sorpresa è schiacciante. Il Papa ha rinunciato al suo ministero. Anche nella Chiesa serpeggia lo sconcerto per un gesto che intanto scatena i media. Due giorni dopo, con la pacatezza di chi mille volte l'ha ruminata, Papa Benedetto offre la sua spiegazione all'udienza generale. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Come da un blocco informe di marmo, comincia a enuclearsi l'opera d'arte di un'anima. Chi, prima di soppesarlo a ogni costo, intende rispettare quello che si staglia fin da subito come uno straordinario atto di umiltà, quella sera stessa, mercoledì delle ceneri, si stringe al commosso, interminabile applauso che avvolge Benedetto XVI al termine della celebrazione dopo il saluto del cardinale Bertone. Con i parroci romani ricevuti il 14, viene meglio in risalto la scelta di ritirarsi in preghiera, spiegata poi il 24 febbraio alle oltre 100.000 persone dell'Angelus. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Anzi, se Dio mi chiede questo, è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. I 100.000 della domenica, il mercoledì successivo sono più di 150.000. È l'ultima udienza generale di Benedetto XVI. Nei più lo stupore ha preso i connotati dell'ammirazione e così, come un padre davanti a dei figli cresciuti, il Papa lascia intravedere uno scorcio ancor più profondo del suo cuore. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifisso. Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di San Pietro.